Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro, oggi vi presento la nostra video prova dell'HTC One S, il cellulare di fascia medio-medio-alta della serie One di HTC per questo 2012. Ringraziamo Expansys per averci fornito il terminale in prova. Nei giorni seguenti potrete vedere anche il nostro confronto tra il One S, questo qua, e il One X, il top di gamma della serie. Scatola molto piccolina, identica per tutta la serie One, cambia soltanto la grandezza. Scatola piccola in cartone riciclato, nella parte superiore avevamo il telefono, nella parte inferiore manualistica, cuffie standard con auricolare, cavetto USB condiviso con il caricabatterie. Purtroppo stessa cosa vale anche per il One X, non abbiamo le cuffie Beats Audio come ci saremmo aspettati. Partnership quindi che con Beats si ferma alla parte di equalizzazione software del telefono. Questo è il telefono, intanto ve lo vado ad accendere. Ok, abbiamo un telefono monoscocca anche in questo caso, con la parte superiore però rimovibile. Non possiamo cambiare la batteria, qua possiamo inserire la micro SIM. Abbiamo già 16 GB di storage integrato, non espandibile. Struttura che differisce fortemente dal One X e anche dal One V, quasi interamente in metallo, molto solido, maneggevole, molto ergonomico soprattutto. Avendo un display piuttosto limitato da 4,3 pollici, si riesce a scrivere comodamente in tutti gli angoli dello schermo. Potete vedere, io che non ho una mano enorme, vado nel lato sinistro in alto senza alcun problema. Dimensioni, abbiamo una diagonale dello schermo da 4,3 pollici, un dispositivo che pesa 120 grammi, non pesantissimo, pesa poco meno del One X, ma questo perché i materiali impiegati sono più pesanti. 130x65x7,8 mm di spessore, molto sottile. Come detto, ergonomico al massimo, mi piace molto il design. Abbiamo inoltre un sensore della fotocamera che sporge l'ottica nella cover, come potete vedere, colorato di blu. Abbiamo il LED per la fotocamera o la videocamera. In alto abbiamo questo spazietto per aprire il vano che vi ho fatto vedere per inserire la micro SIM, blocco sblocco del telefono, jack da 3,5, parte inferiore pulita tranne che per la feritoria del microfono, altoparlante nella parte bassa inferiore del device, scritta Beats Audio, mentre nella parte destra abbiamo il bilanciere del volume. Sensore di luminosità, abbiamo anche il LED di stato nascosto sotto la griglia della capsula auricolare. Hardware. Questo telefono presenta un display da 4,3 pollici, come detto, 960x540 pixel. Molto bello, Super AMOLED, ha degli ottimi neri profondi, dei colori un po' sparati come sempre ci ha abituato gli AMOLED. Andiamo a zoomare per farvi vedere meglio il nero. Abbiamo un dual core Snapdragon S4 da 1,5 GHz che si comporta egregiamente in quasi tutte le situazioni, anche nella navigazione web. Come vi farò vedere in un nostro video confronto successivo con One X, in alcuni casi si comporta addirittura meglio della controparte quad core. Abbiamo Android, andiamo a vedere l'ultima versione, abbiamo già aggiornato, informazioni software, Android 4.0.3 e soprattutto la Sense 4.0.
Sense 4 che personalizza quasi tutti gli elementi dell'interfaccia, che aggiunge numerose funzioni. Andiamo per esempio a vedere la modalità di personalizzazione del device spinta, abbiamo la possibilità di cambiare le skin, andiamo a vedere, questa è quella corrente, possiamo cambiare per esempio passare a quella alluminio. Ok, come potete vedere è stato cambiato lo sfondo, la trama della dock e anche quella delle barre applicazioni del drawer. Abbiamo altre personalizzazioni possibili, sia dei profili che ci consentono di avere proprio dei widget personalizzati a seconda del nostro utilizzo. Abbiamo widget sociale, il widget da ufficio, quello da gioco e quello da viaggi. Mettiamo quello da gioco che non inseriamo mai. Ok, abbiamo questo particolare orologio circolare, mentre l'interfaccia è gestita dalle skin. Andiamo adesso a vedere il browser web. Ok, disattiviamo il flash player e richiediamo i siti desktop. Andiamo su Nexus Lab, eccoci qua. Abbiamo già caricato la pagina web del sito. Navigazione piuttosto fluida. Abbiamo visto leggermente di meglio, avevamo constatato in questi giorni di prova intensa, però comunque non si può, possiamo dire di essere soddisfatti dalla navigazione di questo One S. Pinch to zoom che risponde molto velocemente, scroll altrettanto velocemente. Eccoci qua. Abbiamo inoltre la personalizzazione della interfaccia che gestisce il multitask. Qua abbiamo tutte le applicazioni aperte. Se vogliamo chiuderla, ci basterà trascinarla verso l'alto. Andiamo a scrivere un messaggio. Anche la QWERTY è stata fortemente personalizzata come da tradizione HTC. Ha numerose funzioni, forse un po' pacchiana a certo punto di vista, non è elegantissima, minimal, però è molto utile. Abbiamo i tasti per muoverci nel testo, sulla destra nel caso si tenga il terminale in orizzontale, mentre questi tasti vengono messi nella parte bassa se il terminale si tiene in verticale. Ciao da Alessandro. Ok, come potete vedere funziona tutto molto bene. Andiamo ad aprire la parte multimediale, multimedialità spinta anche su questo terminale della serie One. Andiamo a fare una sorta di macro alla nostra spilletta. Foto fatta, scatti molto buoni, leggermente meglio il One X, ma proprio un'inezia. Se andiamo a fare un video, vi mostro che durante la ripresa del video anche in Full HD possiamo effettuare delle foto schiacciando solamente questo tasto. Se vogliamo inserire un effetto già inserito nell'interfaccia Sense, ci basterà andare su questo tasto e attivarne uno. Numerose altre opzioni le troviamo nel lato sinistro dell'interfaccia della fotocamera. Andiamo ad ascoltare un brano, andiamo ad aprire la nostra cartella di test, Shakira.
scusate, devo aver chiuso qualcosa, scusate un secondo, siamo passati a un video, faccio vedere prima un video in MP4, possiamo gestire direttamente dall'interfaccia la luminosità e il volume. Adesso è lento perché lo stiamo scaricando direttamente dal nostro Dropbox. Il device, se il video si trova direttamente sulla memoria del telefono, vi assicuro, va molto fluido. Non abbiamo purtroppo la connessione che ci aiuta. Andiamo solo a sentire Shakira, volevo farvi sentire la qualità dell'altoparlante. Allora, audio ottimo sia per quanto riguarda gli MP3 dall'altoparlante, sia per quanto riguarda le cuffie. Stesso discorso del One X, con cuffie di qualità superiore si risalta la qualità del software Beats. Con le cuffie integrate nella confezione, purtroppo questa qualità viene meno. Abbiamo inoltre altri programmi preinstallati nel nostro HTC One S, gli stessi medesimi che troviamo in tutti i cellulari con la Sense 4. Abbiamo l'editor di film diverso da quello presente di base in iScreen Sandwich, funziona molto bene, si possono anche creare degli effetti tra le sequenze. Abbiamo anche location, la personalizzazione che vi ho già fatto vedere, un programma per gestire le note con associazione intelligente, possiamo anche inserire note audio. Inoltre abbiamo specchio, la radio FM, sempre un plus che io gradisco molto negli smartphone, perché non in tutte le zone dei miei dintorni riesco a prendere il 3G, quindi una radio FM mi è sempre utile. Abbiamo anche TuneIn Radio, che è appunto una radio via web, un hub per radio via web già preinstallato. Che dire quindi di questo One S? A me è piaciuto. Mi chiederete, mi è piaciuto di più del One X? No, è differente. Ha una durata della batteria decisamente migliore del One X. Non parlo di un giorno in più, ma serata verso le 10, le 11 ci sono arrivato con un po' di fatica. Abbiamo una batteria tra l'altro da 1650 mAh. Per il resto lo trovo più compatto, 4,3 pollici per un display mi sembrano sufficienti. Risoluzione dello schermo purtroppo un po' limitata, un HD Ready l'avrei preferito. Comunque ottimo lavoro da HTC, che con questo One S ha saputo mettere dei ottimi materiali su un cellulare che si comporta benissimo, valorizzato da questa Sense 4. Unica cosa che non mi piace, ma questa tutta la serie One presenta questo che a mio giudizio è un difetto, l'integrazione della batteria non rimovibile, quindi in caso di problemi, in caso di necessità, bisognerà o attivarsi con l'assistenza HTC o cercare qualche metodo invalidante per la garanzia del telefono. Parte Beats, parte audio e multimediale ottima, anche in questo caso delle cuffie più qualitativamente superiori le avrei apprezzate, probabilmente magari per mettere l'auricolare nella cuffia si è scelto di non mettere le cuffie Beats.
Per il resto ringraziamo ancora Expansys per averci fornito il telefono in prova. Vi invito nei prossimi giorni a visionare Nexus Lab, perché pubblicheremo anche un video confronto tra l'HTC One X e il One S, in attesa di poter ricevere anche il One V. Grazie a tutti da Alessandro per Nexus Lab.